da ieri sull'altipiano di Trieste, quindi su tutto il Carso, è cominciato il posizionamento delle famose bandiere rossa per i festeggiamenti di oggi. E ogni anno vengono lasciate per mesi, fino ad agosto, queste bandiere. Insomma, non mi sembra una cosa molto normale, ecco, cioè, sapete che voglio dire, questi giorni dopo le manifestazioni. Ricordiamoci che è la giornata dei lavoratori, non è la giornata della bandiera rossa questa. Io alle 10:30 ero piccina e vedevo un manipolo di 12 giovani, gli stessi giovani che vediamo adesso candidati probabilmente nelle fila del centro-sinistra, della sinistra estrema, che capitanati da una persona molto più anziana che invece fa politica qui a Trieste da una vita, venivano istruiti su dove mettere le bandiere rosse. Se la maggioranza degli abitanti di quel luogo si identifica in un determinato magari simbolo e ci si ritrova con piacere in questa giornata, non vedo perché no, sinceramente. C'è altro che nuoce di più che una bandierina appesa. Io non ho avuto nulla a che ridire a che per oggi vi siano delle persone che manifestano evidentemente una loro vicinanza. Se devo essere sincero, la bandiera rossa si rifaceva anche al mondo agricolo, nelle zone rurali, si rifaceva a una festa del lavoratore. Lei mi ha sentito invece inveire e arrabbiarmi, contestare fortemente questa immagine, che è diversa, è l'immagine di Piazza San Giacomo questa mattina con la bandiera jugoslava e una stella rossa nel centro. Ora lei mi dica, è tollerabile, c'entra qualche cosa che ci sia Non a c'entra Trieste? niente, Benissimo, non siamo c'entra d'accordo, siamo niente. assolutamente d'accordo.